papà. Taglietto? Già mi chiede male. Taglietto, ciao, ciao. Tutto bene. Arrivo io. Ti cavo di là. Pronto? Sento. Grazie. Bravo mister! Senza voce! Siamo senza voce anche noi! Palermo! Noi Palermo! Uno di noi! Gigi Delleri! Uno di noi! Gigi Delleri! Mister! Si festeggia con un taglio insieme ai tifosi! Bravo mister! Sì, beh! Penso che... lo meritano perché insomma ho sofferto con lui anche loro, non voglio più parlare, non mi intervistami più, basta. Va bene, mi... come stai? Va bene, abbastanza, abbastanza. Ciao, ciao, grazie, grazie. Silva, direttamente con chi ti ha preso la maglia quest'oggi, tanto affetto. Sì, sì, fa molto piacere vedere così tanta gente qui. E a questo punto voglio anche ringraziare tutti quelli che sono stati presenti a Bergamo a festeggiare la bella vittoria insieme a noi. C'è da rivedere più spesso magari, speriamo. Speriamo, speriamo. Adesso abbiamo altri 3 punti, siamo contenti, dobbiamo assolutamente continuare così, anche se abbiamo sofferto parecchio oggi, siamo stati bravi a portare a casa i punti. Ora forse non è il modo migliore per far passare il mal di testa, però è bello tutto questo affetto. No, voglio ringraziare tutti i tifosi, sono sempre vicino. Sei grande! Meritano questa vittoria. Oggi sei il loro eroe. Grazie, grazie. Ah, che bello che sei! Solo alto, no? Solo bello! E anche tanto bravo! Steven, quindi sei bello! No, solo alto. Duvan! Diretta, come ricevere l'abbraccio dei tifosi? Bene, bene, una cosa bellissima. E spero che sempre sia fatta così, no? Sempre abbiamo loro di fianco e questo per noi è molto importante. Oggi quando nessuno se lo aspettava hai piazzato un gol pesantissimo, sei contento di essere tornato al gol in trasferta? Sì, certamente. Stavo cercando in tante partite, finalmente è arrivato, no? Questo è il gol che in trasferta a questo campionato non avevo segnato mai. E speriamo che ancora possa fare di più, però oggi lo più importante è che la squadra ha vinto, no? È una squadra che ha vinto di gruppo e questa è la vera nuova forza dell'Udinese. Sì, certamente, perché loro nel primo tempo hanno avuto tante occasioni di gol e poi è arrivato il primo gol nostro che abbiamo deciso un po' la partita, no? Dopo, iniziando il secondo tempo, loro hanno pareggiato, però dopo i ragazzi sono stati bene, no? Abbiamo reagito bene e poi abbiamo sfruttato gli spazi che loro hanno lasciato dietro, no? E poi abbiamo vinto. Eccolo, vai Stipe! Stipe Perica! Stipe Perica! Stipe Perica! Amore, una condanna! Offri da bene! Danilo, offri da bene! Offri da bene! Danilo! Grande bomber! Non fermate! Continua, Siamo venuti fin qua per vedere se riusciamo a fare